preso, perfetto. Non so se era il metodo giusto, in ogni caso l'abbiamo fatto. Switchiamo giusto per sicurezza e vediamo che cosa vogliono questi. Fermo, chi è là? Sono il comandante Alfa 1. Difendiamo il villaggio dai tecnorici. Di solito lo fanno i nostri genitori, ma sono tutti impazziti. Certo, come no? Tu invece? Ehi, bellezza, mi sembri il tipo di bandico che sa apprezzare la carta vetrata. Mi sento un po' sola da quando quei rimano tanti se ne sono andati. Battute sessuali in un gioco per PS2. Oh, d'accordo. Comunque, vediamo un attimo da questo lato. Qua, che cosa abbiamo? Delle scatolame. Vediamo. Allora, io intanto continuo a potenziare il rinocoso rispetto alla tartaruga vulcanica, perché la tartaruga vulcanica mi sta sulle balle e soprattutto è depotenziata rispetto a ciò che era nel primo gioco. Sai cos'è scomodo? Il fatto che rotolando non distruggo le casse. Cioè devo proprio andare lì. Guarda, perché? Che cavolo. Vabbè, qua non è stato voluto il colpo, dicevo. Allora, è scomodo il fatto che per forza di cose anche le scatole, per romperle, letteralmente devi andare a rompere le scatole. Ecco qua. Dunque, TNT 1 e 2. No? L'altra no? Vabbè. Ecco fatto. Grazie, anche se sono pochi. Credo, esatto, che questa via sia solo di ritorno, purtroppo. Vabbè, 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 non importa. Vediamo di sopra, ma dubito che a questo punto ci sia qualcosa se non le casse che abbiamo appena lasciato indietro. Ecco, a proposito, visto, giusto per non cadere, giusto per quello, non per altro. E vabbè, chi se ne frega se lui prende giusto, giusto. Esatto, qualche sfera in più, vabbè. Non gliene facciamo una colpa, insomma. Ecco qua. Perfetto. Purtroppo a livello di profondità non sai mai quanto uno di sti titani possa spingersi con un salto. Per esempio, lui lo vedi tutto grosso e goffo, non sei certo sicuro di quanto possa spingersi. E torniamo da lui. Dunque, se di là non c'è nulla, vuol dire che tutto ciò che troveremo sarà da questo lato. Ecco fatto, due per, grazie. E via. Spero che questa sia un'uscita, insomma. Cosa sono questi? Ah, i ricci quelli normali, credo. Bellino. Mi piace il fatto che gli hanno fatto un po' più spinoso, diciamo. Vieni qua. Ha, ti sarebbe piaciuto. Nuova missione, sconfiggi i tecnorici. Perfetto. Vieni qui. Via, switchiamo. E addio al nostro tartarugone. Vediamo se... No, scusami. E niente colpo? Oh, figo. Figa la parata. Vabbè, qua... Qua stavo test... Ma perché lui sì e io no, scusami? Vieni qua. Facciamo un po' di switch, almeno mi ricarico la vita. Scusami, perché io non posso fare il colpo potente? Allora, bello l'attacco, però non mi fa l'attacco potente. Come mai? Allora, blocca attacco, sorpresa del tecnoriccio. Ma non me la fai. Non comprendo. Ah, forse devo farlo ravvicinato. Com'è che tu fai quella cavolo di rotolata? Vedi, perché tu puoi... Perché tu puoi, io no? Vabbè, vaffanculo. Dai. Ti sarebbe piaciuto. Niente.
Non riesco a capire come dobbiamo fare. Allora, in teoria dovrebbe essere che dobbiamo avere la barra piena, ovviamente. Ma anche prima ce l'avevamo piena, perché non l'abbiamo fatto? Bella domanda. Ok, proviamo a caricarci del tutto. Forza, dai. Come fai a fare la combo lì? Niente. Ti giuro, non riesco a capire se sono io che sbaglio. Vieni qua. Io continuo a switchare solamente perché così mi muoiono subito. Ah! Allora, penso di aver capito più o meno la combo, però è un po' una stronzata. O forse in realtà non ho capito nulla. No, credo di non aver capito la combo. Vabbè, tutto bello fiero lui. Sconfiggi Tecnorich. Perfetto. Vorrei capire la combo che hanno fatto lui con il salto, perché in teoria la mossa che fai col salto lui la fa la rotolata. Allora aspetta, di sicuro non usa il triangolo. Adesso la mossa l'ha fatta. Perfetto, perché avevamo... E allora, se è così, è scomodissimo, perché io faccio mossa, salto e poi attacco di nuovo. Attaccati. Vabbè, lo scopriremo probabilmente andando avanti e basta. Ecco fatto. Siccome il tecnoriccio probabilmente mi sarà utile, io potenzierei anche lui. Sento che serve qualcosa di molto speciale. Tipo una chiave? Conviene proseguire. E grazie al cazzo? Io però il mio amico rotante me lo terrei. Sai? Tanto probabilmente il tecnoriccio lo troviamo in giro da queste parti. Mentre questo... meglio non rischiarsela, visto che mi serve per la missione con Nina. O magari in realtà uno dei due poteva anche arrampicarsi, non lo so. Non era ben specificata la cosa, quindi ho dato per scontato. Ah, siamo... esatto, dove eravamo... Eh sì, certo, buongiorno. A che velocità state andando? Sì, certo. I rinorotanti hanno riparato il ponte. Quella vecchietta voleva farti un favore. Ok, dovremmo riuscire a tornare al regno dei rattoghiacci con un rinorotante. Ma meno male. Potenza massima cresce. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Come se adesso mi fossi messo qui a girarmi... Madonna mia, guarda, meglio che sto zitto. Vediamo qua sotto però prima se c'è qualcosa di nascosto. Non ci giurerei. Allora, proviamo con la rincorsa. No, perché sei morto? Vabbè, non lo sapremo mai. E niente, non c'era nulla a parte un altro di questi nel caso tu l'avessi missato, insomma. Proseguiamo allora. Ecco qua, proseguiamo e torniamocene indietro. Aiuto. Ma levati tu, maledetto nano. Ecco qua, che bello tornare ad uccidere cose di piccola taglia. E che cavolo, ecco qua. Preso e ammazziamolo, sì, ti piacerebbe. Io intanto... faccio. Perché non riesci? Ecco qua. No. No, siamo tornati indietro, ti prego. Allora, proviamo a farla semplice. Lasciamolo un attimo giù, che tanto lui stava per morire. Ecco fatto. Mamma mia. Poi si è impallato.
E via. Oh, finalmente. Che tra l'altro, se torniamo nell'arena, mi sa che ritroviamo lo scorpio gorilla, forse. Vediamo se riappare. Non che ci serva, però. Allora, iniziamo da questo presupposto. Voi credo che dovreste morire. Ah, basta che mi paro. Aha. Allora, aspetta. Allora, calmi tutti. Vabbè, sì, dai. Forza, robottino. Ok, sono riuscito a rimandarglielo indietro. Questo vuol dire che basta che lo colpisco. Però è comunque difficile da fare. Io intanto mi rifaccio la scalata, poi vediamo. No, non posso andare di là a prendere la bambola. Che fregatura. Eh certo, che pezzo di merda proprio da sulla scala. Madonna mia, se ti sta bene che ti ha sparato nel culo. Vabbè. Vabbè, si è buttato di sotto, meglio. Oh, ma in tutta quanta la zona sono riapparsi un sacco di robottini di Cortex. Ecco qua. Per fortuna basta fare così con il con l'armadillo e li facciamo fuori velocemente, però alquanto fastidiosi, devo dire. Continua ad andare avanti, Crash. Dobbiamo tornare al regno dei rattoghiacci. Ma va. Ah, perché non c'è un maledetto, come si dice, trasporto rapido? Eccoci qua, via. Adesso che abbiamo lui, penso che possiamo farci i percorsi più in velocità possibile. Esatto. Compreso andare contro le casse dinamite senza poterci neanche fermare. Ah, ottimo. Potenziamento della forza. Sinceramente in questo momento vorrei davvero tanto che ci fosse uno spostamento rapido solo per non dover continuare a rifare tutto sto backtracking del cavolo. Maledizione. Un buco nel ghiaccio. Cioè uno. L'abbiamo preso tutto. Ma effettivamente è così. Nessuno si è mai lamentata che ho mancato un buco. E rieccoci finalmente qui.